La partita, quando non riesci a portarla nel doppio vantaggio, è sempre aperta. Avevo delle situazioni da gestire nel reparto difensivo, come ben sapete, giocatori che abbiamo recuperato l'ultimo, che non stavano benissimo, ho cercato, più andava avanti la gara, di proteggere la squadra, di avere comunque la possibilità di ripartire avvicinando la seconda punta. Oggettivamente il Pescara, a parte il gol annullato, non aveva prodotto occasioni importanti, eravamo a un centimetro dal vincere una partita fondamentale. Purtroppo è venuta questa situazione che ha portato al calcio di rigore che il Pescara è riuscito a segnare, e lì in quei 2 minuti abbiamo visto i fantasmi e per fortuna questa volta almeno abbiamo portato a casa un punto. Seconda domanda, sempre Vannini. Senti, ma al di là dello shock psicologico che sicuramente ci sarà, perché sarebbe stata tutta un'altra cosa avere 6 punti dopo 2 partite, è comunque, anche solo il fatto di aver fatto comunque un punto, se siete a 10 punti, trovi qualche cosa per cui la squadra può anche ripartire e fare un girone di ritorno verso la salvezza? No, io ci credo tantissimo. È normale che adesso la delusione sia tanta, però se vado a sviluppare con voi quelli che sono stati questi 22 giorni da quando sono arrivato, abbiamo fatto 4 punti in 4 partite, una media che è più del doppio di quella che la squadra aveva fatto prima. Segnali ci sono stati, nelle difficoltà che abbiamo, consapevoli di questo, abbiamo buttato veramente, come ho detto spesso, il cuore oltre l'ostacolo, e oggi stavamo portando a casa un altro risultato veramente importante. Dunque, il rammarico è per questo, però se vado a vedere cosa ho trovato quando siamo arrivati, e dal punto di vista mentale, una squadra oggettivamente col morale sotto i tacchi, come tutto l'ambiente, abbiamo almeno acceso questa luce di speranza che ha portato dei punti, che ha portato consapevolezza nei ragazzi che attraverso lavoro, sacrificio, spirito possiamo fare, e questo deve essere il filo conduttore che ci porterà a andare a sviluppare un campionato che sarà sicuramente di grande sofferenza, ma che però la squadra ha dato dei segnali che può fare punti, che può lottare. Adesso avremo un altro scontro diretto alla ripresa e da lì si ripartirà. Giardino e poi non rito. Salve mister, se c'è qualcosa che cambierebbe oggi della squadra che ha messo in campo, anche nel prosieguo della gara, forse siete stati troppo chiusi, troppo arretrati, è arrivato a un certo punto nel secondo tempo, lì in effetti avete subito un po' di più il Pescara. Sì, però come ti ho detto, quando tu recuperi Gonzalez che ha fatto forse 3 partite in 5 mesi, quando Cione che ce l'hai solo la rifinitura e vedi i tuoi ragazzi che sono in sofferenza dal punto di vista atletico e fisico perché hanno problemi e sono stati straordinari nel cercare di metterti a disposizione, e vedi che il Pescara comunque non ti ha mai tirato in porta, la stai portando a casa, e dunque ne abbiamo tenuto comunque 2 punte perché tra i Koski e Nestorowski cercavano di farci salire. Il Pescara giustamente ha messo tanti uomini e ha cercato di forzare la partita perché ormai non aveva più tempo e poche speranze, e in una situazione di queste, quando non vinci non respingi bene, quando non vinci una palla a rimbalzo in area tua può sempre succedere qualcosa. In una di queste situazioni purtroppo è scaturita la situazione che ha portato il Pescara a conquistarsi questo calcio di rigore. Di conseguenza non cambierei niente perché so come ho preparato la partita, so le condizioni in cui erano i miei giocatori. E secondo me alla fine la stavamo portando a casa.